Stop per tutti i campionati dilettantistici regionali, compreso quello di eccellenza, almeno sino al 30 gennaio. Stop all'attività ufficiale anche per il Martina, capolista del girone B e finalista in Coppa Italia Dilettanti Puglia. Sono consentiti per il momento soltanto gli allenamenti collettivi. È chiaro che dal punto di vista dell'allenamento non è facile, perché ora per 2-3 domeniche staremo fermi e quindi cercheremo di mantenere una condizione abbastanza importante a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale bisognerà staccare la spina, perché appena si riprenderà bisogna ripartire subito a misura. Guai a staccare mentalmente la spina è dunque il messaggio che lancia ai suoi Massimo Pizzulli, perché alla ripresa c'è da provare a dar seguito a quanto di buono fatto dal Martina su due fronti nella prima metà di stagione. Io mi auguro di ritrovare lo stesso Martina che abbiamo lasciato, insomma, abbiamo fatto 23 partite, siamo riusciti a fare quasi tutte vittorie in campionato, solo un pareggio. In Coppa abbiamo raggiunto la finale dopo 8 partite, perché abbiamo fatto parte del quadrangolare che ci vedeva in semifinale. È stato duro anche nel campionato, abbiamo fatto qualche partita in più rispetto all'altro girone per quanto riguarda la Coppa, quindi indubbiamente forse un po' di riposo ci voleva, però io mi auguro di ritrovare un Martina che non è facile fare gli stessi numeri, soprattutto nel girone di ritorno, perché quello che abbiamo fatto all'andata è stato letteralmente straordinario, non mi era mai capitato personalmente, ma difficilmente capita a un allenatore fare 13 vittorie di fila. Gli obiettivi, quando ci sarà poi l'ok per il ritorno all'attività agonistica, vanno centrati sul campo. Uno però è già stato ottenuto dal Martina: l'entusiasmo ritrovato dei suoi sostenitori. Io mi auguro che si centri innanzitutto l'obiettivo, perché dopo i numeri fatti nel girone d'andata è chiaro che la piazza ha avuto una grande reazione a livello di entusiasmo. Onestamente si è tornati a rivedere il Tursi gremito, è uno stadio importante, io ho avuto la fortuna di vederlo pieno quando giocavo, ecco, rivederlo così non sarà facile, però noi faremo di tutto per continuare innanzitutto a divertire, perché ritengo che questa squadra è molto apprezzata anche per il gioco che esprime, al di là dei risultati che si sono ottenuti. È una piazza molto esigente che vuole anche il gioco oltre che ai risultati, e quindi al momento stiamo andando bene. Ecco, l'augurio migliore è che innanzitutto si raggiunga l'obiettivo, sperando sempre di far divertire il nostro pubblico.